Amici di Player Inside, oggi siamo qui con una puntata importantissima di Game Face. Perché importantissima? Perché è una nuova puntata e ogni puntata nuova è importantissima. Abbiamo delle bellissime cuffiette perché quelle professionali si sono rotte. Brad, perché sei col cappotto a casa e ci sono 25 gradi? Non è il cappotto, è l'uniforme ufficiale di Game Face, ovvero dei bug. Io mi dissocio totalmente. Io mi dissocio talmente, ciao Ubisoft. Ciao, stavo scherzando. Un che mi caro saluto. Mi piace tanto, però lo sapete che avete questa nomea. Fate i giochi meno buggati, grazie. Anzi no, perché se no non potremmo fare Game Face, che è arrivato alla 43esima puntata. Esatto, e ci saranno tanti bug di Assassin's Creed Odyssey. Ma anche di Red Dead Redemption, non tantissimi, ma ci sono. Ragazzi, mi raccomando, preparatevi perché stiamo preparando un sacco di contenuti su Red Dead Redemption 2. E inauguriamo la nuova rubrica What the Bug, ovvero tutti quei bug che non sono classificabili come pazzi per i bug, ma quasi, cioè che ci fanno dire what the fuck, però ok. Come okay. Spider-Man, ma lo voglio fare anch'io. Cosa praticamente fa? Sì, l'utente che ci ha mandato questo bug, che poi non è che sia un vero e proprio bug, ma è un modo come un altro per rompere il gioco, è praticamente riuscito ad andare verso la Statua della Libertà e ha rotto definitivamente il gioco, nel senso che cosa? Il gioco però permette di farsi rompere. L'abbiamo notato anche con il nostro gameplay, che cosa succede se vai qui, se vai lì, insomma, vediamo che ci sono delle parti che si fanno rompere spesso e volentieri. Tra l'altro la Statua della Libertà è fatta non benissimo, dico la verità. No, ma tutto fatto non benissimo. Sembra uno di quei giochi cloni. Sembra Venezia. E sempre in Spider-Man abbiamo un nemico incastrato che... Beh, ci sai dire... quando non si apre la portiera e esci dal motore? Questo è un altro caso in cui si dice what the bug. E what the bug in particolare questo bimbo minchia galeotto che pensa di guidare la moto ma è fermo. Cioè, prende come si faceva da piccoli quando non sapevamo guidare. Facevamo meh. Poi tra l'altro il braccio, la mano non ce l'ha neanche sull'acceleratore. Ok, qui what the bug. Oh, boom. Questo è un bug piuttosto diffuso in FIFA 19. Devo dire, bellissimo. Correggetelo. Attenzione, qui abbiamo un po' di sindrome da Moonwalker. Esatto. Negli scheletri. Posso dire una cosa, è la cosa più interessante di Sea of Thieves questo bug. La moltiplicazione degli uomini soldato che dormono. Ma escono da lui? Sì, in realtà è uno che partorisce continuamente già così. Assurdo. Torniamo a Spider-Man. Sì. Con, ragazzi, veramente apnea 10 su 10. Mm. O no? Tra l'altro la ragnatela, ok, è sul ponte, questo sì. I pesci che se ne battono la ciolla di Spider-Man. Questo bug era intitolato Iron Man anziché Spider-Man, perché guardate. Ok, questo è più una sorta di bug da morire, ma l'abbiamo messo in What the Bug perché non è che... ecco... Vabbè, gli brucia un po' il sederino. Secondo me a un certo punto gli piace pure, eh? Secondo me ha mangiato fagioli. E non è esente da bug neanche il nostro... vabbè, nostro Red Dead Redemption, attenzione 2, ovviamente. Approcciamo questo... niente, scomparso. Signori, questo era ripreso con la webcam direttamente, fa schifo, complimenti che tu ce l'hai dato così. Bello, qui già questo è meno raro. Però stava scavando, poverino. Allora, sì, la nostra Anastasia ci ha mandato un bug di Assassin's Creed Odyssey, ci sono i bug, ragazzi. In cui praticamente Cassandra rimane ferma. Rimane ferma, dice forse non mi hanno visto. Ma è proprio paralizzata. Ancora qui non è detto che mi abbiano visto. Praticamente gli si è stuccata, gli si è bloccata finché non l'hanno uccisa. Ma poverina. Però secondo me era un ottimo modo per mimetizzarsi. Allora quando fate troppo gli stupidi vi finisce male. Questo mi fa morire, cioè in jump muore. XCOM 2, attenzione. Che brutta morte, sì. Cosa? Rigor morti. Ancora okay. Spider-Man è ancora protagonista, perché sono tutti quelli che lo stanno giocando adesso, no? Niente di strano. Cosa taxi è passato il taxi nel cielo? No, ragazzi. Assurdo, vediamo. Come inseguilo! Infatti lui lo va a inseguire. Più deprecabile. Ah, ma ci sono anche le altre macchine che volano. Oh. Sono quelle di Ritorno al Futuro. Ma forse siamo noi che non vediamo la strada, ma in realtà c'è. Arriva. Dove cazzo vanno? Vanno a prendere la metro.
Ok, questo è veramente oh what the bug. Questo fa schifo. Oh mio Dio. Questo fa ribrezzo. C'è uno praticamente che gli sta sviluppando una sorta di... non lo so. Che schifo è! Sembrano vele della barca. Oh mio Dio! No? Non sembrano? Sembra un mostro. Mi era parso. Oh, è okay, scomparso. Sembra passato. No, tornano le schifezze. È tipo una malattia bruttissima. Sì, sa tipo di condilomi. Papilloma virus di quello proprio. Sembrano le ali del pipistrello. Le ali del pipistrello. Poi ruotano, si aprono. E tutte nascono dalle membra di questo malcapitato soldato che tra l'altro è fermo inerme. Oddio. Ma questo è il più strano che abbia mai visto. Sì, questo è proprio what the bug. Questo mi ha ispirato questa... Che in realtà questo è bug fight. Però cos'è sta cosa che ruota? Ragazzi, questo è un bug files invece. Lui ci si mette in mezzo. Ma a questa schifezza. Ma è schifoso, vado a vedere. Sì, molto schifo. Quindi dice, decide di mettere fine nel nostro Alexius alle pene di questo poveraccio. No, dai, vediamo dove arriva, non lo uccidere. Vabbè, prima o poi volerà con tutte queste vele. No, trasporta. Lo prende, no. Lo chiude, come se fosse una tenda da campeggio e via, spostiamoci. Ma era eccezionale. Sì. Forza Horizon 4, ragazzi, un gioco straordinario che sto giocando in questo periodo, ma che non manca di buggarsi. Il sottomondo, ragazzi, c'è sottomondo. In tutti i giochi. Esatto. Bella corsa nel vuoto. Sì, questo gli è andato sotto sopra il cervello. Vabbè, questo è il classico. Sì, questo è un classico. Però mi piace che man mano li sistemi. Qui abbiamo due presenze Sì, un doppio personaggio. Però poi, per fortuna, si risistema. Di nuovo Assassin's Creed Odyssey. Va bene. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente. Di più. Ed è entrata dentro la nave. Ma a me è successo una volta. È entrata dentro la nave, okay. E non può uscire più, immagino. Ok. Ma io ero curiosa di sapere cosa ci fosse dentro la nave, ma sono molto delusa. Ovviamente ha smolecolato la... Ok, ecco, Icaro funziona però. Cerca di chiamare Icaro per vedere la situazione, ma niente, è chiusa lì e non si... Ti ricordi che c'era capitato in Far Cry 5 un po'? Sì, sì. Attenzione! Ma... Okay. Qui un passaggio che non viene accettato dal difensore e se ne va. Dice no, io non voglio giocare più. Ma non è giusto. Kingdom Come Deliverance, ragazzi. Abbiamo una serie di bug di Kingdom Come Deliverance. Questo è particolarmente bello perché nel menu, cioè riescono a buggare anche il Kingdom Come Deliverance, cioè, riesce a buggare anche il menu, guardate. Cioè tu entri nel menu e lo trovi così. Ti rendi conto? Vabbè, Fallout. Quello aveva il collo lungo ma la testa al suo posto. In Fallout 4 invece questo parla senza testa. Qua il gioco appunto glissa il bug, dice basta, non puoi vedere oltre. È un altro piccolo bug in Red Dead Redemption 2, ma in realtà ne abbiamo scovato anche altri, ve li faremo vedere poi magari in una puntata dedicata. Sì, una puntata ecco speciale qui, di Red Dead, qui con c'è Arthur, il giornale. Stiamo prendendo il formaggio. Cosa? Il giornale dice prendimi. Hello, welcome. In realtà sono due macchine che si ingroppano. Ma perché le macchine hanno questa tendenza? Non so, però era solo questo. Se vi eccitate con questo siete strani. Siete veramente strani. Ma sei strano tu che l'hai messo in sexy bugs. È vero, sarò strano io. Ma io so di essere strano. So di essere strano. Ragazzi, come siete strani voi quando ci mandate tutti questi bug? Ma vi invitiamo a mandarcene ancora di più. Mi raccomando, seguite tutte le istruzioni in descrizione. Esatto. Mandateci l'indirizzo email che trovate in descrizione. Ma non è finita, ragazzi, perché vi invitiamo a votare il bug migliore qui in descrizione. Mi raccomando, c'è il link. E adesso vediamo qual è stato il bug migliore della scorsa puntata. Sì. Questo è come evitare di andare in guerra. Ci si nasconde sotto il materasso e poi man mano... Magari non mi hanno visto. Beh, molto devo dire, bene. Meritato. Devo dire, molto meritato. Ogni volta noi... Non... Noi lo diciamo ce prima. Ce lo vediamo dopo, quando montiamo il video. Ma a voi non interessano certi retroscena. No. Oppure sì, fatecelo sì. Sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, vi invitiamo a lasciarci un like se la puntata vi è piaciuta. Ultimamente, non so, ci hanno detto alcuni di voi, molti di voi in realtà, altrimenti non lo diremmo, che c'è un problema con i like, tipo che non li prende da cellulare. Voi provateci fin quando appunto non vi spunta il pollice in su blu. Esatto. Oppure no, insomma, fate quello che volete. Però ci piacerebbe sapere appunto se questo format continua a piacervi, come continua a farci ridere
onestamente. Sì. Con un like, che è la miglior maniera per farcelo sapere, oppure con un commento qui sotto. Però si sa, il commento, se non c'è una motivazione, uno non lo fa. Scrivere, invece il like non costa niente. Esatto, inoltre, è un feedback immediato. Vi invitiamo a iscrivervi. Ha detto immediato. Immediato, ok. Vi invitiamo a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto. E insomma, ci vediamo alla prossima. Per essere stati con noi. E ci vediamo. Allora, ciao.